La Toscana, che non si rassegna e lotta per i diritti e il lavoro, è scesa in piazza per la festa del 1° maggio. A Empoli la manifestazione per la festa del lavoro organizzata dai sindacati è stata anche un modo per affiancare gli operai delle varie vertenze sindacali aperte sul territorio, come quella della cartotecnica Maestrelli di Sovigliana, occupata dai 33 operai licenziati e in lotta per la sopravvivenza dell'azienda. Insieme ai sindaci del territorio e alle istituzioni, al corteo ha partecipato anche il governatore della Toscana Enrico Rossi per portare la solidarietà della regione a tutte le attività produttive che nella zona dell'Empolese e della Val d'Elsa hanno risentito pesantemente della crisi negli ultimi anni. Io credo che questo 1° maggio deve servire a rimettere a fuoco i temi del lavoro, il lavoro che non c'è prima di tutto per milioni di persone, di giovani in primo luogo. Il lavoro precario, eccessivamente flessibile, che non garantisce di costruirsi una vita, di avere una speranza, ma mi faccio aggiungere anche nelle aziende i ritmi di lavoro che stanno aumentando in modo eccessivo, i diritti che arretrano. Un 1° maggio per chiedere un lavoro di qualità per i giovani e per tutti quelli che negli anni della crisi hanno perso il loro posto di lavoro. Ma noi siamo qui oggi, 1° maggio, a festeggiare la festa del lavoro, il lavoro che c'è, il lavoro che non c'è soprattutto, perché anche questo territorio è stato martoriato da una crisi che non vede purtroppo la fine. Quando si dice che il peggio è passato, purtroppo noi ogni giorno con l'attività, con il lavoro che facciamo, ci rendiamo conto che non è così. La situazione dell'Empolese Val d'Elsa è, come da tutte le parti, una situazione difficile, con tante piccole aziende in crisi, con la ricerca del lavoro difficile, con anche, diciamo così, aziende di una certa rilevanza che non ce la fanno andare avanti. Una festa del lavoro per ribadire l'impegno per l'emancipazione, i diritti e la giustizia sociale.